affronterò questo argomento che riguarda la prevenzione cardiovascolare, che si basa essenzialmente sulla correzione di tutti i fattori di rischio cardiovascolare. Come ben noto, abbiamo fattori di rischio che si possono correggere e altri che purtroppo non sono modificabili, e quindi noi dovremo concentrarci su tutte le possibilità di correzione dei fattori di rischio che sono fra i più diffusi nelle nostre società industrializzate dei paesi occidentali. Quindi mi riferisco in modo particolare all'ipertensione arteriosa, al diabete mellito, a certe abitudini di stile di vita come il fumo, la vita sedentaria e alla base anche della, diciamo, dell'aspetto metabolico che è quello della colesterolemia, lo stile dell'alimentazione e il tipo di alimentazione che condiziona fortemente lo stato di salute. Questi effetti possono essere ottenuti soprattutto misurando in modo costante e continuo anche i parametri che ci danno l'effettivo valore dei criteri che dobbiamo raggiungere, sia per quanto riguarda il colesterolo, sia per quanto riguarda la pressione arteriosa, sia per quanto riguarda la glicemia, sia per quanto riguarda il peso corporeo. A queste, diciamo, abitudini di vita deve essere obbligatoriamente aggiunta anche l'attività fisica, che non va riservata solo alle abitudini di tipo agonistico, ma che deve essere effettuata in prevenzione primaria, ovviamente, in tutti i soggetti che hanno la possibilità di svolgere attività fisica, ma anche in prevenzione secondaria in soggetti che hanno già avuto degli eventi cardiovascolari, ma nei quali l'attività fisica può sicuramente migliorare anche l'evoluzione della malattia cardiovascolare e delle sue complicanze.